Amore, fai qualcosa con tuo fratello perché io non lo sto sopportando, eh. Sì, amore. Amore, non mi fare fare brutta figura, eh. Allora, la mamma ha detto che devi stare con me. Per questo, che cosa vuoi per stare tranquillo, eh? Voglio vedere il presepe vivente. Ma amore, non sono ancora iniziati. Ma non ti basta stare qua nei prati, nei boschi? No, voglio vedere il presepe vivente. Ma sì, dai, Massimino, facciamoci una passeggiata in mezzo ai boschi. Vuoi che non lo troviamo un presepe vivente? Dai, andiamo. La capanna, la capanna! Visto? Ti abbiamo accontentato. Vengino, signori, vengino! Il più bel presepe vivente del Salento ce l'abbiamo soltanto noi! Ma che dico del Salento, della Puglia? Ma che dico della Puglia del Sud Italia? Il più bello d'Italia ce l'abbiamo soltanto noi! Vengino, signori, vengino! Prego, venite! Ciao, piccolino, il presepe così bello non l'hai mai visto! Ciao, prego! Prego, prego, entrate! Wow! Guardate che classe, il miglior presepe vivente della Puglia, d'Italia, ce l'abbiamo soltanto noi. Guarda che stile, piccolino, guarda che classe è la Madonnina. E quel bambinello, guarda che tenerezza che fa, che dolce, quel bambolotto, che bello quel... Ciao bimba. E questo è Giuseppe, questo è un Giuseppe, è veramente straordinario, un presepe così bello non si è mai visto in tutta Italia. Ma questo non è un presepe vivente, questo è un presepe morente. Effettivamente fa un po' schifo. Vabbè, io ritorno subito, aspettate un attimo, torno immediatamente, un attimo. Dove vai? Farabutti, impostori, menati, cos'è sta porcheria? Ha ragione Lupicino, questo non è un presepe vivente, è un presepe morente. Effettivamente. Il vero presepe vivente, il più spettacolare, quello con gli attori veri, non con queste schifezze, è a Caprarica di Lecce, nel parco Calos, il più grande museo a cielo aperto d'Italia. Tutti al Calos!